Ho comprato uno scarpone. Se vi serve sto scarpone sta qui a Narnia. Mo' ve lo lascio qua, via. Ecco il gruppetto. Fabia, Anita, Fabio e Stefania e Fernando con Abruzzo Trekking 1962. Oggi è sabato. Ma che sabato? Martedì 30. Ho i mani congelati, fa meno 5. Martedì 30 gennaio 2024 siamo a Narni, sulle colline Narnensi, i Monti Martani. Non proprio questi, però siamo qui nella zona dei Monti Martani. Oggi andiamo a fare, con partenza da Santa Lucia, appena fuori Narni, centro geografico d'Italia. Appena partita ha già trovato un cuore. Cioè, dovete sapere che Stefania ha visto e trova tutti i cuori di pietra, a casa non so quanti ce n'ha. C'ha una cava, c'ha, io. C'ha una cava dei sassi. Sabato, stiamo qui, famo il centro geografico d'Italia. Poi andiamo fino ai Tieli, dove troveremo la spada della roccia, la panchina di Polifemo e il planetario in miniatura. Subito qui, troviamo subito qui vicino adesso l'acquedotto della Formina, l'antico acquedotto romano. Più a Ponte Gardone, a Ponte Romano. Sotto lì è Narniscalo, come vedete. E qui c'è la gelata, raga, fa proprio proprio freddo, mamma. Ok, oh, vedo tutti belli bardati, eh. C'avete freddo, guarda che mani, c'ho viola. Vabbè, arriviamo a questo bivio, ragazzuoli. Noi andiamo a destra, al centro geografico d'Italia, che è il primo coso che incontriamo. Ma sembra che anche il sinistro si ricolleghi con quello, dopo vediamo dopo. Qui siamo sull'acquedotto della Formina. Eccolo qua. Acquedotto Romano della Formina, questo è il sentiero. Questo sentiero qua dovete sapere, adesso non lo facciamo forse al ritorno. Sì, ci sono dei pozzi di ispezione ogni 50-100 metri. Questa, beh, questo perché si è proprio rotto. Sono sta qua, guarda, è uno dei pozzi di ispezione dell'acquedotto. Non mi ricordo se stava tanto. Vabbè, comunque, lungo il percorso dell'acquedotto della Formina, ogni 50-100 metri c'è un pozzo di ispezione. E stanno pure qua, comunque, mo ve li faccio. Ecco qua, come vi dicevo, ci sono dei pozzi di ispezione. Questo è l'acquedotto, vedi? Oh, sarà alto 5-6 metri? Beh, va bene, questi sono tutti i pozzi di ispezione dell'acquedotto. Poi c'è un altro sentiero che scende qui sotto, segnato a punti rossi, vedi? Dovete sapere che a Narni, a zona di Narni qua, ci sono parecchi sentieri. Tranne questo che sembra abbastanza segnato perché porta al centro geografico, gli altri, facile perdersi, quelle specie di San Iago, Santa Betta, sono sentieri segnati pochissimo, quasi, quasi niente, diciamo, via. Ok, stiamo andando verso il centro geografico d'Italia. Ed eccoci arrivati al. Questo è Ponte Gardone, un ponte romano. Siamo arrivati, sì, eccoci, stiamo camminando sopra il Ponte Romano. Questo è uno degli acquedotti degli acquedotti del ponte, degli acquedotti della Formina. Passate sopra il Ponte Romano, vedete qui, guardate che bel fosso, ma c'è un goccio d'acqua. E arriviamo qui, al punto, al centro geografico d'Italia. Questo è il punto centrale dell'Italia. Allora, eccolo qui. Ale, oddio quanto è freddo. C'è scritto: viandante, il centro che tu cerchi è qui, toccalo e sarà per te fortuna e salute. Ah, congelato. Comunque una cosa ve la devo dire. Questo è il centro d'Italia. Fino a poco tempo fa era Antrodogo, no, prima era Antrodogo, dopo era Rieti e Narni. Facciamo una bella cosa. Quando avete deciso, fatecelo sapere. Ok. Qui siamo, che c'è una cosa, ma la dea c'è. C'è la cassetta dei posti qui in mezzo. Porca miseria che freddo. E questo è il ponte romano, Ponte Cardona, 285 metri. Siamo a 285 metri. Non scendo sotto perché non è così facile scendere, c'è un fosso. Vabbè, ecco lì. Ponte Cardona, il ponte romano. Mamma mia che freddo! Ok, dopo il centro d'Italia tornate indietro su Ponte Cardona e, visto che prima veniamo da là, noi questa volta andiamo di qua invece. Quindi tornate indietro sul ponte, subito qui, dritti davanti a voi, direzione i Tieli. Spada nella roccia e tutto il resto.
Ok? Allora, eccoci qua, io vengo dalle mie spalle, vedete? Siamo ad un bivio, mentre io venivo da qua, loro venivano da là, abbiamo fatto i due sentieri, vabbè. Comunque noi qui siamo sul cammino di San Valentino, vi vorrei ricordare, e come no, eccolo qua. Siamo sul cammino di San Valentino, quindi siamo a un quadrivia, questa e questa sono collegate, o passate qua, o passate là, arrivate qui. Questo è il sentiero che prendiamo noi, che sarebbe il sentiero di San Valentino che va ai Tieli. Questo invece porta sulla strada asfaltata, poi fate circa un chilometro e c'è un sentiero che vi riporta ancora qui dentro. Ma comunque noi adesso andiamo dritti verso i Tieli, San Valentino, il cammino di San Valentino. Allora, come vedete noi siamo sul 654-655, arriviamo a questo bivio. Adesso facciamo la conta, ambarabacci cicco codre, galline sul comò. E di là a destra, allora a questo bivio, anche se lì c'è un cartello che dice il sentiero 6, qualcosa del genere. Vabbè, dice a destra, mo vediamo, andiamo. Ok, arriviamo qui in questo bivio a destra, tanto a sinistra ci vuole andare, vi è dato l'accesso, l'ingresso, vedete? Anche se vedete questo sentiero non potete entrare perché tanto c'è una sbarra, soprattutto c'è scritto appostamento visto di caccia, quindi ci sono sicuramente i cacciatori. Ma poi comunque quella è una strada che sembra che finisce un po' più avanti e non va da nessuna parte, quindi al brivio qui a destra prendete. Siamo sulle colline Narnensi, le bellissime. C'è stato un certo punto, si è aperto il panorama, si è visto benissimo il lago di Recentino, stupendo. Qui adesso siamo di nuovo, qui dice che sono tutti bivi, bivi qua, bivi là, stasera andiamo a casa Ambriachi. Bivi, bivi sinistro, bivi a destra, bivi ma a destra, va. Tanto sono sicuro che si ricollegano, andiamo. Bene, siamo di nuovo a un trivia, sinistra, ma c'è un cancello, tanto non potete entrare. Destra, non è questo, noi veniamo da dietro, questo sopra, infatti vedrete altri cartelli del cammino di San Valentino, eccolo qui, e poi c'è scritto 654B, innesto 64B, 15 minuti. Quindi cammino di San Valentino, direzione Tieli, sempre da qua. Benissimo, guardate che spettacolo qua, il panorama si comincia a aprire sulla piana di Terni. Terni è calla giù, la zona industriale di Terni, guardate quanto è bella. Queste sono tutte le montagne di Terni, mo in questi giorni andiamo verso un monte di quelli che si chiama il Monte La Pelosa. Bellissimo. Quando andate in questa zona, c'è questo casale, vedete c'è un bivio. Quello sotto va a Narni, ritorna a Narni. Invece lì su quell'albero lì c'è un cartello, vedete, che dice i Tieli da qui da 1:20, prendete questo sentiero se volete, ma questo è un giro che faremo forse la prossima settimana. Questo sentiero qui va anche a San Pancrazio, alla vetta di San Pancrazio, Monte San Pancrazio, allo Speco di San Francesco. Questo è un giro che vorrei fare, è un anello che vorrei fare la settimana prossima, ma intanto già stiamo a capire dove passa questo sentiero, poi vediamo. Sempre qui, diretti verso la Spada nella Roccia, ai Tieli. Bellissimo questo sentiero. Ed eccoci qua ragazzi, siamo di nuovo a un nuovo bivio. Pratica qui se non ci fossero qualche segnale se perdiamo, vabbè comunque. A sinistra si va al Ponte Vecchio, 30 minuti della Formina. Ah, il Ponte Vecchio, l'acquedotto romano, brava, è uno dei quattro ponti romani. Poi invece Tieli, 1:20 da qua, la Rocca di Narni col 640, che non è un autobus, ma è il sentiero 1:10. Quindi quello lì è bello perché ci sono quattro ponti romani dell'acquedotto della Formina. No, ho visto solo quello di Cardona, ma i ponti sono quattro. E quindi noi invece continuiamo qui sulla destra, lasciamo perdere il sentiero dell'acquedotto e continuiamo qui sulla nostra destra. Bene, qui siamo di nuovo in sentiero, vedete qui c'è Croce di San Valentino che fa parte del giro di San Pancrazio, l'innesso col sentiero 643 e Monte Cosce da qui 4:25. No, io ho fatto una volta il Monte Cosce, l'ho fatto, mi sembra che si chiama Vacone, bruttissimo. Brutto nel senso sopra, è pieno d'antenne, ma pure il sentiero un po' tutto roccioso, insomma non è che mi ha fatto proprio così impazzire a fare Monte Cosce, però se da fa pure quello che vuoi fa. E qui continuiamo verso la Croce di San Valentino, però attenzione, noi non ci andiamo alla Croce di San Valentino, quella si trova vicino al Sacro Speco di San Francesco, perché vi dicevo prima, è il giro che vorrei fare prossimamente.
Ok, continuiamo la nostra passeggiata. Ok, siamo sempre sul sentiero di San Valentino. Qui abbiamo visto che qui nella zona di Narni, tra qui lo so, tra i vari ermi che abbiamo fatto l'altro giorno, ci sono tantissimi appostamenti di caccia al colombaccio. Quindi qui è il colombaccio, c'è vita breve, è tutto lo sparo. Qui vedi, qui i cacciatori vengono, quelli del colombaccio, e poi mentre spara, spenna e magna e cucina. Invece per tavolino tutto quanto, insomma, non ci sono parole caccia al cinghiale qui, non ho mai visto appostamenti delle cose di cinghiale, niente. Sì. Va bene, ok, finalmente è finita la caccia al cinghiale, si può tornare sui Monti Sabini e sabato andremo a fare l'anello del Tancio e Pizzuto, chi vuole venire? Anita c'ha la pizzeria lì. Ok, abbiamo lasciato il sentiero che portava sulla strada asfaltata, perché la strada asfaltata e il cammino di San Valentino lo fanno passare proprio sull'asfalto, e pure un bel pezzo l'asfalto, quindi non capisco il perché passare sulle strade dove passano le macchine quando ci sono questi sentieri nei boschi, che secondo le carte che abbiamo noi portano ai tieli, forse un girino un po' più largo, ma è più tranquillo, più bello. Guardate che bel posto, sì. Quindi continuiamo di qua noi. Ok, siamo qui in questa zona, questo è un appostamento fisso per la caccia al colombaccio. Sempre quei famosi sentieri che sembrano labirinti, vedete? E queste sono le cose per le esche vive. Cioè, nel senso, ci mettono il colombaccio vivo, poi il richiamo del colombaccio, richiama il colombaccio libero e loro boom boom gli tirano. Naturalmente Stefania e Anita hanno preso un altro sentiero per vedere e dovrebbero sbuca qua. State arrivà! E fu così che si sono perse le loro tracce qua sui monti. Eccoci qua, siamo sbucati qui in questo grosso ex bosco, è stato un grandissimo taglio qui, c'è rimasto chiuso qualche alberetto, però si è aperto il panorama, vedete? Siamo su questo sentiero che non è segnato. Ah, ecco, vedi. Abbiamo... Ma neanche da qui dovrebbero. Allora ragazzi, siamo rimasti in tre, io, mamma e tu. Perché ha detto, no, noi passiamo di qua, ma passiamo di là, se siamo persi. Mo va capendo stanno. Quindi se alla fine dell'escursione li rivedete con noi nel saluto finale, li abbiamo trovati, altrimenti allerta di soccorsi. O al treno. No, ci abbiamo la guida. Vabbè, forza. No, loro, dico. Allora. Lei, la Stefania, è sì. La guida. Forza, li ritroveremo, le ultime parole famose. Le ultime parole famose. Arrivato a questo punto, veniamo da lì, vedete, arrivate qui, trovate un fiocchetto, fino a che ci sta comunque. Vabbè, arrivate qui a sto bivio, destra, sinistra, di fronte sarete, sinistra. Andate per sinistra. E adesso cominciamo ad andare verso... La parte da quando siamo partiti stavamo andando verso i tieli. Comunque qui ci sono tanti sentieri, fuori sentieri, nessuno segnato, quindi una cartina, se no qui veramente voglio dire rischiate perdere, perché insomma stiamo su delle colline. Però vi allontanate troppo dall'obiettivo vostro, quindi se vi portate sempre dietro una cartina online o quella che vi pare. Ok. Ok, allora prendiamo il sentiero quello di fronte, sì. Ma sì, ma che ce frega. Ok, siamo qui sulla strada asfaltata. Questa è la strada che collega Santa Lucia Narni i Tieri. Quindi voi fate 200, una chilometrata forse, un chilometro e mezzo, due, di asfaltata per arrivare ai Tieri, oppure la attraversate e prendete subito quest'altro sentiero qui di fronte. Vedete, c'è anche il cartello che dice, ah vedi, a Croce di San Valentino siamo avvicinati ancora, 1:05. Monte Cosce 3:45 a Rocca dei Narni, da dove venivo noi. Quindi da qui, noi prendete questo sentiero che va a cosa, ma c'è anche il modo, lì non lo segna, ma c'è anche il modo per arrivare ai Tieli. Lo prendiamo il giro un po' più largo, certo, se faceva asfaltata ci arrivi con un attimo, però senza passare su strade asfaltate passiamo di qua. Ok. Gira, arriviamo, c'è una croce davanti, oppure stava scritta 1:05, ma come cavolo è? Ok, visto che eravamo al bivio,
c'era un bivio destra-sinistra, ma tanto destra-sinistra si vanno a ricongiungere più avanti. Noi abbiamo preso questo di sinistra, al cartello c'è scritto Croce di San Valentino un'ora. Noi abbiamo preso questo qua. Quello ufficiale, diciamo, che comincia a salire qui nel bosco. A parte era nel bosco pure quell'altro. Ma tanto questi fanno così e si ricongiungono più avanti. Quindi noi abbiamo preferito questo perché se sa mai, nel caso passiamo vicino a sta Croce di San Valentino, tutti questi cartelli, Croce di San Valentino, Croce di San Valentino, vedremo sta croce, ma solo se siamo nelle vicinanze, altrimenti non fa parte dell'escursione di oggi. Sì, vabbè, ok, siamo arrivati a quest'altro bivio, vedete qui, adesso faccio vedere, Croce di San Valentino, 45 minuti di là, quindi adesso la lasciamo perdere. Noi andiamo i Tieli, 15 minuti, questo di qua. Poi c'è una zona, un paese, che si chiama Schifanoia. Che schifo la noia! Erbabigia pure, è carino. Come si chiama? Erbabigia, mazza che nomi da ste parti. Vabbè, noi prendiamo di qua, infatti vedete ancora segnato bianco e rosso. Di qua in 15 minuti siamo al paese di Itieli e lì poi ci sarà la spada nella roccia, la panchina di Polifemo, il planetario in miniatura e qualche altra cosa. Ed eccoci qua, siamo arrivati nel benvenuti a Itieli. Oh, questa è la rete sentieristica di Itieli, noi siamo qua, qui siamo in questo momento. Questa qui, la Croce di San Valentino, ecco dove stavi, non l'abbiamo abbandonata da queste parti qui, l'abbiamo abbandonata, c'era sto sentiero che portava qui alla Croce di San Valentino, poi va giù fino a San Pancrazio, e questo è il convento, è lo spego di San Francesco, dobbiamo fare la prossima volta, un giro tipo da Vasciano, che prende il convento, poi va alla croce, rigira, torna sotto, va fino al Monte San Pancrazio, risale e torna a Vasciano. Questo è uno dei prossimi giri, eh? Va bene, questo è il, cosa dice? Il paese di Itieli. Itieli, 570 metri. Centro d'Italia, 6 ore da qua al centro d'Italia, Odao. Benvenuti a Itieli. Nel XII secolo, Castrum Itolium, vabbè, fece atto di sottomissione a Narni e poco dopo furono erette le cinta murarie e le porte, ancora in parte visibili. Legato da sempre alla produzione, Silvio Pastorale era obbligato a portare derrate alimentari in città. Con la sua posizione strategica aveva il controllo dei boschi e dei pascoli. Frequenti erano le dispute con il vicino paese di Sant'Urbano, con il Fenor Derby proprio, con il quale condivideva il controllo dell'acquedotto romano della Formina che alimentava Narni. Eccoci qua. Siamo all'interno di Itieli, bellissimo borgo. Ah, ambedi armicio. Benvenuti a Itieli qui. Guarda che spettacolo di paesetto. Ma un bar non c'è sta qua, gli ha domandato se c'è sta il bar. Oh, gli ha domandato se c'è sta il bar. No, non c'è, qui c'è sotto, si è aperto qua giù. Ah, vabbè, ok, allora no, vedi. Centro storico di Itieli, guardate che spettacolo. Fate bene, fratelli, non negare un dono al bisognoso. La mano priga, fa impoverire la mano perosa, arricchisce, al povero stende la mano. Perché... Ma questo sembra il barcone, a vedere, non sta, non c'è più nessuno. Sembra il barcone di Giulietta e Romeo. Guarda che bello. Oh Giulietta, dove stai? Ho visto uno che scendeva qui. Ma è meraviglioso sto paese. Quando ce la fai scalini, però a me non mi piace. Fammi camminare 50 km. Fammi vedere il megafono. Che è il megafono? Che è? Sì, e metti fiato. Oh, ma se qui siamo nel... Questo che guarda, questo è il presepe, si muove. Questo c'ha il meccanismo, cioè, guardiamo un po'. È bloccato però. Ah, questo si chiude, oh, parapà, vedi. Guardate che spettacolo. Ah, vedi, guarda la catapulta. Oh! Non vedi la catapulta! Ma andiamo a vedere, oh. Mamma che bello qua! Oh. Vediamo un po' se. Ci hanno appoggiato la bocca tutti però qua. No, però fai così. Che c'è scritto? Guardate che spettacolo, questa è la porta. Qui siamo nella zona delle torture, vedete? Guardate, questo sicuramente ci mettevano i braccia, la capoccia, qualche cosa, insomma, non lo so. Poi, questa era la gabbia dove mettevano i prigionieri, lasciavano sospesi per aria. Poi saliamo qui, guardate che spettacolo. Tutti i sassi colorati ci hanno disegnato sopra, guardate che bello, quanti ce ne stanno. E poi andiamo qui, questa dovrebbe essere la catapulta, sì, la catapulta, eccola. Veniamo, ecco qui. Boh, non so se questa sia proprio originale,
A vederla sembrerebbe di sì, ma non lo so, eh. Oh! Guardate che bella! A vederla così, poi c'è la panchina con la scritta I Tieli. Bellissimo. Oh, eccolo quello dove si mette la capoccia, che a vedere! Oh, che vede qui, eh! Eccolo qua, qui ci sentiva. Qui la destra, di qua a sinistra e a destra il braccio. E poi da dietro si inchiappettavano. E ok, bene, abbandoniamo il paese di Itieli e cominciamo a salire qui nel bosco. Questa è la cosa di ritorno. Questo è Colle Cenzo. Se arriviamo su Colle Cenzo, qui troveremo in poco tempo, insomma, Itieli, 550 metri, poi troveremo il planetario in miniatura, la panchina di Polifemo e la spada nella roccia. Quindi entriamo qui dentro e cominciamo. Questo dovrebbe essere già qualcosa del coso. Oh, andiamo di qua, oh, andiamo di qua. Famo il giro così intorno. È uguale, qui c'è la spada. Vabbè, facciamo di qua o di là, è uguale. Ah, è uguale, andiamo di qua. Qui c'è il planetario, cominciamo a vedere il planetario in miniatura. Allora, perché ci abbiamo il sole contro, mannaggia, c'era. Giro del Cenzo, passeggiata Madricardi. Boh, si riesce a leggere, tutto arrugginito. E questo che cos'è? Questo è il pallone dei mondiali dell'82, colpite di testa. Cioè, vedete? Viaggio irreale nella realtà. Questo è il nome di un progetto realizzato intorno al Monte Cenzo. Vabbè, questo qua. Vabbè, cominciamo, via. Cominciamo, entriamo. Allora, voi me ne faccio di qualcuno e poi posso far vedere tutti. Allora, siamo a Mercurio, dimensioni scala, allora dimensioni reali 4.866 km, distanza reale 57.950.000 km, dimensioni un millimetro, vabbè, Mercurio, sistema solare al Cenzo, viaggia a misura d'uomo tra i pianeti, voi ce ne so un po', non vi posso far vedere più avanti, il video dura 6 giorni, dura, vi faccio vedere qualcuno, perché stanno messi tutti in fila, stanno messi, Venere, voi faccio vedere, corri, guarda qui che ci hanno scritto Pino, perché noi non lo sappiamo che era in Pino, va bene, Pino, poi c'è Terra, poi vabbè, ragazzi, faccio le quest'altro e poi dopo sono messi a distanza come se fossero veramente messi su nel in cielo, diciamo, via Marte, i primi 3-4 stanno a distanze e poi l'altro non manchi vedo più tanto stanno messi, va bene, andiamo avanti. È sempre qui dentro Colle Cenzo, in mezzo al bosco c'è un'edicola sacra, una bellissima edicola sacra, non so a chi è, alla Madonna, eccola qua, la Madonna del Cenzo, eccola, l'edicola sacra in mezzo al boschetto, quindi gli abitanti di Itieli vengono qui, ah, eccola qua, Madonna del Cenzo. Colle Cenzo, Bosco di Itieli. Poi lì c'è un'altra edicoletta sacra, vedete? Qui c'è il sentiero che sale sopra. Allora, vi faccio vedere. Questi sono i tubi di vento. Nel praia, quando tira vento qui, entra il vento dentro questi tubi e poi escono i suoni. Infatti qui dice tubi di vento. Allora, bocca soffiante, vapore, inverno, bocca aspirante, aria fresca, bocca aspirante, estate. Eccoli qua, questi qui sono i famosi tubi di vento. Un sentiero bellissimo. Qui che c'è sta invece? No, qui è una panchina per riposarsi. Qui il viandante, il pellegrino si ferma, poi non c'è niente da fare e fa gli omini di pietra, vedete? Bene, andiamo verso la panchina. E poi eccola, finalmente lei, è quella che stavamo cercando. Siamo venuti apposta per lei. La spada nella roccia. Adesso areggi un attimo qui questa cosa che io devo andare a togliere la spada. Dice chi toglie la spada sarà un cavaliere. Tu rimani sempre lì. Allora io divento un cavaliere di Re Artù. Perché prendo la spada. Si spacca. Prendo la spada per diventare un cavaliere. Famo un'altra volta? Ci ritorniamo un'altra volta, aspetta. Sì, si fa una cosa, torniamoci un'altra volta, va che è meglio. Non è per me. Spada della roccia, eccola qua. Ormai stanno a fioccare spada della roccia a tutti i pizzi. Al Terminillo, qua, tutti i parti. Ok, siamo qui a questo castello, buonanotte. Cartello escursionistico che dà
erba bigia, a 1,5 km, San Pancrazio 6 ore e 40. Vabbè, adesso noi saliamo qui sopra, no, qui, e c'è... Ah, è vero, 640 il sentiero, io c'ho 6 ore e 40, e dove sta? In Abruzzo sta. Vabbè, adesso saliamo qui sopra, c'è la panchina di Polifemo, poi scendiamo e prendiamo questo sentiero qua, che poi non è altro che il sentiero di San Valentino, quello che avevamo fatto prima, poi l'abbiamo lasciato per prendere quell'altro sentiero. Quindi adesso noi andiamo qui sopra e andiamo a vedere la panchina di Polifemo. Ed eccoci qua, arrivati sul punto più alto di Colle Cenzo. Di solito ci trovi le croci sulle vette. No, qui ci abbiamo, guardate un po' che c'è, la panchina di Polifemo, che dà sulla valle Ternana, sulla città di Ternia. Guarda che spettacolo. Io ero convinto di trovare la panchina di ferro, quelle norme ci hanno fatta di legno, ed è pure molto, ma molto, molto più bella, spettacolare. Sali, fa, o che te sia la fai. Fabia che sale sulla famosa panchina di legno di Polifemo. Oh, mo ci montate tutti quanti, perché io vi faccio una foto. L'unica cosa brutta è che c'è il sole contro, mannaggia. Mo cercherò in qualche modo. Sì, cerco di fare un po' di sbiego. Eccoci qua, panchina di Polifemo, Colle Cenzo, i Tieli, con il panorama sulla Valle Ternana, ecco laggiù Terni, tutta la città di Terni. Ecco, lì va. Non ce la vuoi fa? 1, 2, 3, olè! Ed eccoli qua, i polifemi. Così qua, veniamo da questa qui, infatti c'è il segnale di San Valentino. Guardate, a questo punto, anche se vedete i segni sull'albero, non ci andate. Quella strada lì riporta sotto l'asfaltata, sotto ai Tieli. Invece voi dovete prendere quest'altra, questa di sinistra. Questa porta all'asfaltata, alla parte opposta, dove sicuramente dovremmo percorrere un pezzetto, ma piccolo, per poi rientrare sul sentiero e riandare verso, se riusciamo a fare, verso l'acquedotto della Formina. Mo vediamo, via, un po' complicato, ma vedremo di arrivarci. Vabbè, qui finiamo l'anello di Atielli, come si chiamava? Atielli. Vabbè, perché siamo venuti da qua stamattina, siamo entrati qui, siamo rifatute, siamo sbucati qui a 200 metri, abbiamo fatto 200 metri d'asfalto, che poi questa qui c'era, guarda, questa, mo vi dico io che stavo sbucato. Adesso vabbè, rientriamo qui, ma prendiamo ancora un nuovo sentiero per cercare di arrivare sul sentiero della Formina, vediamo. Ok, questo sarà un video infinito, tutte strade e stradine. Stamattina siamo venuti da là, invece adesso al ritorno entriamo di qua. Mamma mia, invece questa strada qui finisce qua sotto. Saranno 200-300 metri e poi finisce. Quindi entriamo di qui, che poi sarebbe questo il sentiero originale, come vedete, e non quello che abbiamo fatto all'andata. Però pure con quello siamo riusciti lo stesso ad arrivare a sto bivio. E quindi cominciamo a scendere. Poi ci dovrebbe stare un fontanile. Tramite una cartina a carta ho visto c'è un fontanile qua. Eccoci qua. Allora, Anita mica ha detto che deve andare a fare altri 20 km. Ok, abbiamo... Oh, questo video durerà 30-35 minuti, ma spieghiamo bene. Se uno viene qui, chiude gli occhi e fa lo stesso giro che stiamo a fare noi. Gli abbiamo spiegato perfettamente. Comunque, sì, un picciatelli. Quindi diciamo che abbiamo preso un nuovo sentiero e siamo sbucati qui, a questo fontanile. Eccolo qua. Non c'ha nome, ma c'è il pacchetto delle sigarette. Qualcuno se l'è portato che era pieno, che pesava. Se è portato il pacchetto dietro che era pieno, che pesava, però non era vuota, ha buttato, bravo. Possiamo chiamare il fontanile del pacchetto delle sigarette, andiamo. Ah, bella, una bella bottiglia. Non ci passa nessuno qua, ma la monnezza quanta ne vuoi? Che te pozza, pozza via le fiamme, te pozza fa. Comunque questi sentieri qui nelle colline Narnensi sono di una bellezza straordinaria, raga. Ma ce ne sono tantissimi, quindi per questo alla fine qui è facile perdersi. Perché ce n'è uno a destra, uno a sinistra, sotto, sopra, tutte le parti. Ora stiamo a stare qui quest'altro, che speriamo ci porta a dove vogliamo andare noi. Olè, perfetto. Noi cercavamo questo sentiero qua, Ponte Vecchio Formina. Questo porta a percorrere il sentiero dell'acquedotto della Formina, che poi ci riporta alla macchina. Quindi stamattina siamo venuti da quest'altra parte, vedete? Invece mo ci buttiamo quest'altro sentiero, andiamo a Ponte Vecchio, che non è Firenze, e all'acquedotto percorreremo tutto il sentiero dell'acquedotto della Formina, quello con i buoni 50-100 metri, c'è un pozzo di ispezione, guardate i cartucci, poi gli tirano brutto.
stiamo facendo questo bellissimo sentiero che passa dentro questa gola stupenda, e lì c'è una cascata asciutta, purtroppo, che è la cascata della Formina. Eccola là, un bel salto alto almeno 15 metri, che quando c'è l'acqua forma una bella cascata, solo che mo non è asciutto. De più, abbiamo fatto la pipì tutti insieme, ma siamo riusciti a riavvivare la cascata. No, niente da fare, tutte e cinque, niente da fare, non insieme. Ok. Sì, bellissimo, il Grand Canyon, sembra di stare dentro ai Grand Canyon americani. Allora, qui finisce il sentiero per adesso. E questo è il ponte vecchio dell'acquedotto, ponte romano, si chiama ponte vecchio. Qui passava l'acquedotto, anche l'acquedotto della Formina, che noi adesso andremo a riprendere anche più avanti. Boh, perché non si può scendere qua sotto, c'è un modo più avanti, però boh, non me va. Guardate, a doppia arcata, di sopra e sotto. E fa defluire l'acqua, che spettacolo! Poi facciamo un pezzo di strada asfaltata fino a un pezzo qui dietro dove si rientra dentro il sentiero della Formina. Eccolo qua, vedi, ponte vecchio, anzi a tre arcate, io ho detto due, guardate che bello, uno, due, tre, tre arcate, spettacolare. E dopo un chilometro d'asfalto siamo rientrati sul sentiero della Formina, lo possiamo chiamare il sentiero dei calesse. Questo è già il terzo calesse che incontriamo lungo questo sentiero, perché c'è un'azienda qua, evidentemente c'ha i cavalli e c'è addirittura un vecchio calesse di quelli proprio antichi, bello. Comunque, adesso abbiamo preso questo sentiero che è dell'acquedotto della Formina e ci porta, secondo la carta che abbiamo visto, ci porta sopra, appena sopra la macchina, dove siamo passati stamattina, e poi, come dice sto sentiero, 5 minuti e stava la macchina, quindi vabbè, ora dobbiamo percorrere sto sentiero. Nel frattempo siamo mangiati biscotti, Gregers, Ertecallo, perché noi ce l'abbiamo tutta. E mo tocca rismartirmi per strada mentre camminiamo, però. Ah, ecco, volevo dire che ogni 100-150 metri, boh, qui non si vede tanto, ma noi vedremo gli altri, faccio vedere. Ci sono tutti i posti di ispezione per guardare, insomma, per controllare l'acquedotto della Formina. Come vi dicevo, lungo il percorso ci sono varie aperture per controllare l'acquedotto. Questa è una di quelle. Ecco, in questo punto sarà profondo 3-4 metri. Guardate che spettacolo da qui, ora lo faccio vedere da qua, come parte del panorama. Questo è il lago di Recentino, quelle sono le montagne tipo la Pelosa, tutte le montagne d'Eterni, quelle Eterni. E quindi niente, raga, mo ci vediamo più avanti per la chiusura del video, oggi è stato abbastanza lunghetto. E vabbè, alla fine, come tutti i giri, siamo arrivati alla macchina, 21 km, 7 ore... Dislivello non lo so, ma dislivello non è poco, almeno da 6-700 ci stanno, nonostante stiamo sulle colline qua, perché sali, scendi, quindi. Beh, raga, è stato un bellissimo giro, ci vediamo sabato sui Monti Sabini, famo tancia pizzuto. Quindi niente, vi saluto e vi ringrazio, forza Roma e abbassa la Lazio.